Alla sedia con corpo adagiato. Un'opera vivente? Un'opera originale, cara. Io sui 18 milioni la comprerei. A me mi sembra bello. Vedi quel corpo? Sembra una sfera che prima si sprofonda verso il basso e poi si innalza piano piano come sospinta dal vento che muove la palma. Agù, qui a Biennale c'erano niente a mangiare, c'erano solo sti barattoli. Bevi, è fresco. E porca mignotta! Beh, vabbè, te l'abbiamo. Ma chi sono questi? Chi? Che stanno a fotografare? Chi? Questa è la mia signora. Che fotografate? Ma non glielo potevi dire tu? E che glielo devo dire? Che non sei una statua. Che è mica la donna nuda questa. Are, me lo devono comprare per 18 milioni. 18 milioni? Beh. Mazzo, ma non è troppo. Signori e signori, la sedialità. Con un piolo squadrato ed un lavoro d'intaglio, il poggiaschiena incavato e la seduta di paglia, e quelle gambe un po' flesse, ma non per vezzo di posa, ha sopportato gran culi, ha sopportato ogni cosa. Ci hanno appoggiato una giara e un pesce spada di gesso, un pentolone di salsa con un lampione dismesso, nel magazzino dell'ANAS, tra una marmitta e una lima, c'era un motore di barca e l'han buttato là in cima. Bambino fatti in là, lasciami lavorare, che sono qui a parlare di sedialità. Con i braccioli avvolgenti e tutta plastica piena, l'ha disegnata un designer cui doleva la schiena. Ergonomia da esaltare, un affermato archistar, ma non so com'è finita tra i tavolini di un bar. Era di Rimini quella che preferiva zia Enza, per favorire il deflusso di ogni sua flatulenza. Ne ho visto una di ferro per arredare un ufficio, un fabbro l'ha trasformata nella gabbietta del micio. Un bambino fatti in là, lasciami lavorare, che qui sto a dissertare di sedialità. Ma la sedialità è granitica, è pura ontologia di seggiola, e senza come dire archetipica, per sua natura intrinseca, dove la metti sta, persino su una nuvola resta sedialità. Poi c'è il mio amico che è uno che ha fumato di tutto, se fuma di luna piena dopo ciocca di brutto, parlava con una sedia e la chiamava Isabella, ma lei non gli rispondeva, si è fumata anche quella. Per collaudare una sedia, un falegname burlone l'ha messa in equilibrio a sbalzo sopra un burrone, rimase a lungo sospesa, principi fisici strani, lui si è seduto e da allora lo sta cercando coi cani. Bambino fatti in là, lasciami lavorare, che sono qui a illustrare la sedialità.
Le sedie davanti a un lago sanno dire frescume, se sono in mezzo a un cantiere di vernice e bitume. Con quella sedia di mare han combinato un disastro, l'hanno portata in montagna, il bosco sa di salmastro. Lo siede sul bordo come fosse di vetro, l'altro per dondolarsi è stramazzato all'indietro. Chi ci appoggia la roba perché non ha il comodino, poi ci inciampa di notte e succede un casino. Bambino fatti in là, lasciami lavorare, che qui sto a raccontare di sedialità. Ma la sedialità è granitica, è pura ontologia di seggiola, e senza come dire archetipica. Ci puoi giocare a tombola, che sedia rimarrà, non la scalfisce il dubbio sulla sua identità. Ma la sedialità è granitica, è pura ontologia di seggiola, e senza come dire archetipica. Per sua natura intrinseca, dove la metti sta, persino su una nuvola resta sedialità. Persino su una nuvola resta sedialità. Concetto di sedialità che il maestro Fistalloni ha voluto rappresentare estrapolando la sedia dal contesto abituale in cui solitamente sta, in una misera cucina, ed elevandola ad universale. Non lo sapevo.